Sono circa le 3 del mattino di domenica 2 marzo, qui ad Ivrea la festa continua. Infatti dopo l'uscita dal balcone del Palazzo Municipale della Vezzoso Mugnaia, l'eroina della festa, ad Ivrea continuano i festeggiamenti. Una delle cose caratteristiche dello storico carnevale di Ivrea è anche la sua parte enogastronomica. La parte culinaria infatti ha un ruolo importantissimo all'interno della storica manifestazione, e proprio nel corso della nottata tra sabato e domenica ci sono alcuni luoghi in cui ad Ivrea, come nel caso della fagiolata del Castellazzo, ci sono tantissime persone che si adoperano per preparare questa gustosa pietanza in modo che nella mattina di domenica poi la gente possa venire a ritirare i fagioli grassi, e anche la Vezzosa Mugnaia con il generale possano venire proprio qui in questo luogo ad effettuare l'assaggio come da tradizione. I fagioli grassi sono una pietanza tradizionale all'interno della storica manifestazione perché ci riportano quelle che sono le tradizioni della storia eporediese, perché ricordiamo che in tempi di carestia, quando il popolo era oppresso dalla fame e dalle tasse, proprio durante i giorni dello storico carnevale di Ivrea veniva in qualche modo graziato dalla borghesia che donava proprio questa succulenta pietanza ai poveri. I poveri cosa facevano? In segno di disprezzo prendevano questi piatti di fagioli e li gettavano per le vie della città, facendo emergere questo caratteristico odore dei fagioli grassi. E questa tradizione ci riporta a tutt'oggi ed è una delle tradizioni che rimandano a quella che è poi il caratteristico oggetto delle arance. Ora andiamo a verificare come questa pietanza venga preparata proprio in nottata e quanto tempo e quante persone debbano essere impiegate affinché poi la popolazione possa gustare questa deliziosa pietanza. Ci troviamo alla fagiolata del Castellazzo qui ad Ivrea. Nella notte tra sabato e domenica di carnevale fervono i preparativi per appunto poter degustare poi nella domenica mattina di carnevale una gustosa pietanza qui ad Ivrea. Qui siamo con personalità importanti perché abbiamo il vicepresidente della fagiolata del Castellazzo, aiuto cuoco, ci dicono più o meno, aiutante. Ok, ti facciamo presentare, voi siete? Io sono Carlini Pierangelo, vicepresidente della fagiolata del Castellazzo, il cuoco, e mi occupo di tutta la preparazione dei fagioli insieme ai miei collaboratori. Io sono Verlezza Vincenzo, ma mi chiamano Tony. Allora, qui la preparazione, ci spiegavano, è molto lunga, quindi non si basa solamente su una notte. La notte è il, diciamo, il passaggio clou, esatto. Però quanto tempo prima partite per preparare il tutto? Cominciamo il lunedì grasso con 3 giorni di preparazione per le cotiche, i preive. Dopodiché si incomincia al montaggio della struttura, la selezione e il lavaggio dei fagioli, che poi vengono messi a bagno il venerdì mattina, per poi essere diciamo così, scolati e messi in questi pentoloni il sabato pomeriggio. Dopodiché alla sera, intorno alla mezzanotte, si condiscono e si accendono i fuochi, come tradizione vuole, se tutto va bene, a mezzanotte. Questi, ricordiamo, si chiamano appunto fasue gras proprio per questo, perché la caratteristica è che c'è anche la cotenna di maiale. La cotenna di maiale, ci sono le teste, gli zampini, le orecchie, ossa, e poi viene fatto un condimento che si chiama grassello, che è lardo macinato con delle cipolle, poi viene condito e speziato. E c'è un po' di segreto, se vogliamo, ognuno di noi c'ha un segreto, via. Ma li preparate proprio come si preparavano una volta? Sì. Questa è una tradizione che si tramanda da secoli. Io quest'anno faccio 20 anni che sono cuoco della fagiolata, oltre ad averne 27 di fagiolata, per cui è un lavoro, un impegno e bisogna averlo dentro. Non viene così, bisogna proprio averlo dentro. Quantità di fagioli che raggiungono numeri veramente importanti. Sì, sono circa 13 quintali quest'anno,
crudi, quindi si parla poi all'incirca di 3.500 quaiette e oltre 30.000 salamini. Quante porzioni riuscite a distribuire? Le porzioni sono in due sezioni. La prima, questa è la benefica, quindi sono circa 800 razioni per i poveri, più le classiche per i cittadini normali che vengono con le pentole. Mentre la distribuzione della linea dei poveri viene suddivisa in non solo fagioli, ma bensì fagioli, arance, pane, vino, cioccolata e formaggine e arance. Quindi avete mantenuto anche proprio quella che è la tradizione porediese di dare nei giorni del carnevale cibo ai poveri. La razione completa ai poveri della città. Tutti gli anni noi andiamo casa per casa a raccogliere, diciamo così, le offerte e dopodiché, oltre ad offrire i fagioli alla città, offriamo il pranzo, diciamo, dei poveri ai poveri della città. Avete nel corso della domenica di carnevale mattina avete anche una visita importante, quella della Vezzosa Mugnaia. Della Mugnaia, importantissima, perché anche quella, da quando c'è la Mugnaia, viene a far visita quel generale, tutto lo Stato Maggiore, e vengono a far proprio una bella visita alla fagiolata. Da un po' di anni è stata anche inserita nel libro dei verbali, per cui più di così. Ma come fate e quante persone servono per realizzare tutto questo, perché tutto questo sia possibile? Allora, per realizzare tutto questo, noi nell'associazione siamo circa 60 persone. Poi, o per una cosa o per l'altra, non tutti magari riescono a venire a partecipare, comunque la partecipazione almeno di 50, 40, 50 persone c'è, perché domani mattina qua ci sarà un sacco di gente di noi. Adesso noi qui a far la notte siamo una decina e siamo sufficienti. Però c'è stato la preparazione, il montaggio, da stamattina c'è stata altra gente che ha collaborato, per cui c'è gente come noi che è arrivata ieri mattina, diciamo sabato mattina, e va via domani alle 2, perché c'è tutto da smontare. Oltre alle offerte, come vi finanziate per realizzare tutto questo? Con le offerte della città, degli enti che magari ti offrono, insomma, delle quote, casa per casa, negozi, aziende, funziona così. La fondazione in tutto questo vi dà una mano? Pochissimo, perché anche loro purtroppo hanno problemi anche loro per accumulare su dei soldi per creare la manifestazione in sé, per cui danno quello che possono. E i giovani partecipano? I giovani, è un po' duro quel tasto, perché i giovani forse nella pagiolata siamo noi. Qualcuno più giovane viene un anno, poi vabbè, un po' magari perché non si diverte, un po' perché non si riesce ad ambientare e non vengono più. Poi vanno magari a tirare, allora non riescono a venire. Qui purtroppo c'è da lavorare, non tutti riescono a venire. Un invito per le persone anche per i prossimi anni a venire alla vostra fagiolata? Io direi che l'invito è aperto a tutti, chi vuol venire può presentarsi alla prima riunione che facciamo a novembre, quando apriamo proprio un po' così le iscrizioni e la nostra squadra, e ben vengano soprattutto i giovani, perché ne abbiamo bisogno. Ma perché la gente deve venire proprio qui alla fagiolata di Castellazzo per degustare i vostri fagioli? Perché è la più antica, poi è l'unica. È l'unica benefica. Benefica soprattutto, e poi comunque è l'unica inserita nel carnevale, nello storico carnevale. E poi sono più buoni? Sicuramente. Allora, bisogna assaggiarli per poter dire come sono. Allora li assaggeremo e buon carnevale. Grazie anche a voi. Grazie anche a voi. Buonasera.